Allora, Davide Corone, finito la partita qui con Negri Nettuno, ci aspettavamo un risultato diverso, ma chiaramente è venuto fuori, diciamo così, una squadra più forte. Sul campo si è vista comunque una differenza, 5-1, anche se fosse il passivo è pesante, no? Sicuramente il passivo è molto pesante e c'è il rammarico di aver giocato un primo tempo forse non all'altezza. Nonostante tutto penso che loro siano ad oggi la squadra migliore che abbiamo incontrato, sono molto bravi, nonostante l'assenza hanno giocato molto bene, ritmo sempre alto, e veramente devo fare, cioè per me, i complimenti a loro che sono stati veramente bravi. Ripeto, il rammarico nostro è il primo tempo, giocato forse un pochino sottotono, quando giochi contro queste squadre lo paghi anche a caro prezzo l'entrare in partita magari un po' molli. Quindi tu mi stai dicendo che questo Nettuno è più forte del Buonaonda che hai battuto sabato scorso? Più forte del Buonaonda sabato scorso? Forse siamo andati anche in vantaggio, abbiamo gestito meglio il primo tempo e ogni partita è una storia a sé. E oggi il primo tempo, ripeto, siamo andati male. Col Buonaonda siamo andati meglio, venivamo da una sconfitta, forse eravamo più carichi. Forse la partita col Buonaonda ci ha fatto capire che ce la possiamo giocare con tutti quanti. È anche vero che però ci sono delle squadre che sicuramente sono più avanti di noi. Il Buonaonda era una squadra che stava più avanti di noi, e aver fatto il risultato con loro ci ha sicuramente dato la carica che però oggi non è servita per combattere contro questo. Cosa non abbiamo fatto oggi per riuscire a vincere contro questo, a fare il risultato contro questo movimento? Non dico vincere, ma fare il risultato. Ma sicuramente, secondo me, non ci sono tanti demeriti nostri. Bisogna sottolineare, secondo me, tanto i meriti loro. Sono veramente una bella squadra. Ripeto, noi il nostro rammarico, secondo tempo l'abbiamo giocato sicuramente meglio, sicuramente un po' scossi anche dalle parole di Matteo. Il primo tempo, che giustamente sottolineava il brutto primo tempo che abbiamo fatto, però dai, ci deve servire per le prossime partite, che sulla carta devono essere, cioè sono tutte abbordabili, ma sulla carta dobbiamo affrontare in modo diverso, dai. Sabato prossimo andremo a Fondi contro l'Iri Pirate, che oggi è stato battuto dal Buonaonda, quindi comunque anche lei è abbastanza arrabbiata. Sicuramente, Pirata è un'altra di quel pacchetto di 4-5 squadre che lotta con un obiettivo importante quest'anno. E diciamo che a noi mo non si direbbe, a vedere il primo tempo di oggi, però queste partite diciamo che ci stimolano un pochino, anche per vedere questo processo di crescita che stiamo intraprendendo quest'anno a che punto è. Pirata è la partita giusta, secondo me, per poter provare a giocare, provare a un'altra volta ad alzare la testa. Vabbè, io penso che problemi questa squadra non ne avrà per mantenere la categoria, credo. Ma sulla carta siamo un'ottima rosa, siamo partiti tardi, secondo me, e piano piano, però, rispetto alle prime due uscite, secondo me i miglioramenti si vedono. Io oggi, se devo dire la verità, tolto un po' il primo tempo, per il resto, a parer mio, da dentro non mi sento di dire che abbiamo giocato così male. Loro sono stati letali, perché veramente il primo tempo abbiamo fatto 4 errori, 4 gol, e quindi bravi a loro, e noi dobbiamo continuare senza demoralizzarci, ma nemmeno senza pensare di essere così fortissimi. Per ora abbiamo i punti che dovevamo fare, forse abbiamo qualcosina in meno, visto qualche altra partita che dovevamo vincere, però non siamo assolutamente preoccupati di non mantenere la categoria, però non dobbiamo neanche essere troppo rilassati. Concentrati, bocca al lupo.